Pronto? Sì, l'ha preso il sale? La farina? Mi raccomando, bio, eh? Ok. Tazzina d'acqua? Olio? Ok, arrivo. Ciao, ciao. Ragazzi, vi do i miei 5 ingredienti per suonare la pentatonica in modo musicale e non meccanico. Dopo la sigla! Adesso ragazzi, con questa scusa vi ho insegnato la ricetta per fare le fettuccine fatte in casa. Provatela perché è veramente una cosa squisita. Passiamo però adesso all'argomento del giorno, ossia i 5 ingredienti per suonare bene la pentatonica e soprattutto in maniera musicale e non meccanica. Sappiamo tutti che la scala pentatonica è la scala più utilizzata dai musicisti, è anche la scala che probabilmente abbiamo imparato all'inizio quando abbiamo incominciato a suonare la chitarra. Sono soltanto 5 note, quindi penta. Tonica, ed è molto comoda da suonare sulla chitarra. Ma vediamo come ottimizzare al meglio lo studio di questa pentatonica con il primo ingrediente. Impara le posizioni della tonica. La teoria ci dice che la tonica è la nota di partenza di ogni scala, ma anche la nota di arrivo verso la quale ogni tensione tende a risolvere. Conoscere quindi le posizioni, solitamente due o tre per ogni schema, della tonica è fondamentale, cambia proprio il nostro modo di suonare. Quindi il primo esercizio sarà memorizzare la tonica sul primo box, che eseguiremo al quinto tasto, in tonalità di La minore. Ma prendiamo subito la chitarra e suoniamo il primo box facendo particolare attenzione alla tonica e magari suonandola più del dovuto per memorizzarla bene. Come vedi, non è difficile. Quando ti senti pronto, passa allo studio delle toniche sul box successivo. Ma quindi è soltanto un esercizio di memoria e per fare questo ci vuole tempo. Per non rendere però questa fase troppo scientifica e troppo analitica, passeremo all'ingrediente numero 2, ossia suona delle frasi intorno alla tonica. Potremmo addirittura suonare qualsiasi nota, anche dissonante, basta che la risoluzione sia corretta. E tendenzialmente è una risoluzione che cade o su una nota dell'accordo, o su una nota che può dare un particolare colore, oppure sulla tonica. Ma mettiamo in pratica questo secondo ingrediente sul secondo box. Adesso che abbiamo capito come la funzione della tonica sia risolutrice all'interno di una frase, proviamo a passare all'ingrediente numero 3. Suona una frase pentatonica dalla nota più grave alla nota più acuta e viceversa. Dopo infatti aver aggiunto il primo e il secondo ingrediente, avremo una capacità naturale di risolvere sulla tonica. Questo però non ci deve limitare, dobbiamo creare delle frasi di senso compiuto ascendenti e discendenti. Per cui se inizi dalle note più gravi, cerca di muoverti in senso ascendente, quindi verso le note più acute, e risolvi sulla tonica a fine frase. Ovviamente è importante fare anche il contrario, ossia procedere dalle note più acute fino alle note più gravi. Questo ti permetterà di muoverti in maniera molto più fluida.
fluida e soprattutto cercando di dare importanza all'idea musicale. Ma inseriamo subito questo terzo ingrediente muovendoci sul terzo schema. A questo punto abbiamo capito l'importanza della tonica, siamo riusciti a creare delle frasi suonandoci intorno e muovendoci su e giù per lo schema. Inseriamo quindi il quarto ingrediente, suona la pentatonica passando da uno schema all'altro. Abbiamo imparato il primo schema, magari anche il secondo, adesso è il momento di interconnettere i due schemi. È un lavoro importantissimo perché ci permetterà poi, una volta assimilati tutti e cinque gli schemi, di muoverci lungo tutta la tastiera senza alcun limite. Il passaggio solitamente deve avvenire senza sforzo e introducendo magari la tecnica dello slide, che ci permette di spostare il dito in maniera molto fluida da un tasto a un altro e quindi passare da uno schema allo schema di. Ricordiamoci però sempre di creare delle frasi di senso compiuto e di farle terminare sulla tonica. Inseriamo quindi il quarto ingrediente muovendoci sul quarto schema e sullo schema adiacente. E arriviamo quindi al quinto ingrediente della nostra super ricetta pentatonica, che è l'ingrediente probabilmente più importante. Suona liberamente da uno schema all'altro, inseguendo l'idea musicale. Lo dico sempre ai miei allievi, è un ritorno alle origini. Quando ancora non conoscevamo alcuna scala, alcun schema, alcun box pentatonico, ma ci muovevamo liberamente lungo la corda cercando di ricreare delle melodie che avevamo in testa. Questo è quello che dobbiamo fare, spostandoci lungo il manico e cercando di trovare la nota giusta. Mettiamo quindi quest'ultimo ingrediente partendo dal quinto schema per poi muoverci liberamente lungo tutto il manico. Per cui alla fine lo chef Giordani ti dice: non esiste alcuno schema, esistono soltanto idee musicali. Gli schemi infatti devono servire solo a farti prendere coscienza del quadro generale, ossia della presenza di queste interconnessioni, ma che in realtà sono sempre le stesse 5 note disposte in maniera diversa lungo tutto il manico. Solo una volta memorizzati sarai in grado di percepire interiormente a livello di pensiero, di idea musicale, una frase non più vincolato dagli schemi. Mi raccomando, è importante. Però ragazzi, in tutto questo mancava un ingrediente molto particolare. Non è il parmigiano, non è il pecorino, ma voglio darvi un ultimo consiglio bonus. Pensate non solo più alla tonica, ma pensate ad ogni nota come una nota che ha una precisa funzione. Nell'esempio della nostra scala abbiamo la tonica, abbiamo la terza minore, la quarta giusta, la quinta giusta e la settima minore. Ogni nota ha una specifica funzione, soprattutto in relazione all'armonia in cui ti trovi in quel momento. Quindi non pensiamo più in termini di tasti, quindi sesta corda, quinto tasto, ottavo tasto, settimo tasto, quarta corda. Pensiamo in termini di note. Tonica, terza minore,
quarta e quinta giusta, settima minore. Ed ogni nota ha una specifica funzione. Quindi ogni volta che suonerai quella nota, cerca di capire come suona sovraimposta all'accordo in cui ti trovi in quel preciso momento. Questo è fondamentale per poter sviluppare una propria sensibilità, per capire qual è la nota che hai in testa, qual è la sua funzione in relazione all'accordo e dove si trova sulla chitarra. Una volta fatto questo, potrai aggiungere la blue note, i cromatismi, la seconda maggiore, la sesta maggiore, per avere altri tipi di sonorità, in quanto la pentatonica è una scala aperta a tantissime possibilità. Sta a te soltanto memorizzarne la sonorità e le possibilità. Questo secondo me è il modo migliore per imparare veramente a suonare la scala pentatonica. E ti assicuro che con il tempo e con questi 5 ingredienti riuscirai a dominare la pentatonica e qualsiasi altra scala. Stai sicuro che i risultati arriveranno. Non arriveranno magari subito, ma arriveranno. Fanne buon uso. Bene ragazzi, spero che questa puntata di Professione Chitarrista vi sia piaciuta. Mi raccomando, cliccate mi piace, doppio mi piace, condividete il video con gli amici, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Professione Chitarrista, vi lascio il link in descrizione, e se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti al canale cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella. Dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti per il prossimo anno. Conto su di voi, io ce la sto mettendo tutta. Fate passaparola con i vostri amici amanti della chitarra e aiutatemi a raggiungere questo traguardo. Ciao ragazzi e buona musica!